Necessità di cambiamento e ferma volontà politica di creare un centro cittadino in linea con altre realtà non solo italiane ma europee. Il giorno dopo il debutto della nuova ZTL in centro, l'assessore Alessia Manfredini traccia un primo bilancio. Dalle prime evidenze dei vigili ovviamente non ci sono particolari difficoltà. Cioè, è prematuro parlare di un bilancio, di com'è l'evoluzione, però le prime cose ci dicono che passano molte persone ancora nei varchi, ma perché hanno il permesso. Il resto è veramente... La gente che vede il varco che non è attivo, quindi non si può passare, girano nelle altre strade limitrofe. Manfredini interviene anche in merito alle polemiche sollevate ieri da diversi commercianti con attività nelle vie interessate al cambiamento. Poi mi stupisce perché nel senso che a me viene fatto veramente un rapporto continuativo con l'assessore Barbara Manfredini, con le categorie economiche, nel DUC, come dicevo prima, e quindi anche è stato apprezzato questo piano perché era stato apprezzato la visione complessiva, un equilibrio, no? Per il commercio che voleva una forte dotazione e i residenti. Quindi in questi giorni cercheremo di valutare, noi siamo molto disponibili, c'è la grande disponibilità da parte del Comune per analizzare anche se ci sono delle migliorie da apportare, però tutto sommato penso che la situazione di equilibrio è stata trovata. In prima linea, per rispondere alle lamentele della cittadinanza e dare informazioni, i vigili. Francamente non abbiamo avuto grosse difficoltà. In questi giorni abbiamo previsto una presenza molto fitta di agenti ai tutti i varchi, agenti ausiliari a tutti i varchi, proprio per dare il massimo delle informazioni ai cittadini, posto che il nuovo piano è particolarmente, diciamo, complesso. A fine settimana faremo un bilancio e questo bilancio servirà a capire, servirà proprio a raffrontare la situazione preesistente, la situazione preesistente degli accessi, eccetera, e la situazione attuale.